Allora, Elena Bonelli rappresenta l'Italia nel mondo con una straordinaria rassegna di eventi, tra gli altri il concerto di canzoni napoletane, Napoli Mediterranea al Palazzo dell'ONU di New York, i concerti nei teatri di guerra a favore della pace in Kosovo, in Pakistan e a Kabul, le esibizioni al Columbus Day di New York, il progetto di rilancio dell'inno nazionale, l'esibizione dell'inno di Mameli ai mondiali di calcio in Corea, il progetto Roma in the World, per il rilancio della canzone romana in Italia e nel mondo. Grazie. Allora, grazie, buongiorno a tutti. Ringrazio tantissimo l'onorevole Fuxia Nizzoli Fitzgerald che mi ha voluto qua oggi e anche Luigi Liberti e Mike Pilla. Le parole e le cose che ha pronunciato Fuxia mi inorgogliscono tanto, mi viene qualche brivido, perché in realtà dal 93 abbiamo fatto 120 paesi nel mondo portando appunto grande, grande italianità in musica, dall'inno ai mondiali di calcio, in Mondovisione e tante altre cose. Sono veramente felice quando vado all'estero, tra l'altro abbiamo fatto veramente dei bellissimi teatri, dal Carnegie Hall, teatri romani in Turchia, teatri grandi, bellissimi, teatri dell'opera un po' dappertutto. Sono orgogliosa molto di più di quanto mi sento io, perché come diceva Mike, veramente l'Italia è straamata, straapprezzata, e la canzone romana, che è l'ultimo progetto che sto portando avanti da 12 anni, non mi ricordo qua, sta veramente riempiendo i teatri del mondo, ma quelli belli, grandi e importanti. E quindi posso veramente dire che a volte è molto più apprezzato all'estero, non che qui non sia apprezzato, per carità di Dio, ma lì ci portano così. Qui dobbiamo lottare per farci comunque riconoscere le proprie capacità. E poi, insomma, per noi è anche molto molto difficile, ma ci siamo riusciti e questo ci dà veramente una grande spinta. Io amo questa città, amo questo paese più di me stessa. Lei lo sa, sarei potuta stare in America, eccetera, non riesco a staccarmene, perché ci sono nata e perché ha dei grandi valori che noi continuiamo a portare avanti lottando, veramente lottando tantissimo, ma ci crediamo fino in fondo e per noi credo che solo quelli possano esistere. Quindi vi ringrazio veramente tanto per questa candidatura, questo premio che affiggerò in una stanza la più importante che ho, perché ci tengo veramente tantissimo a continuare a rappresentare l'Italia nel mondo, come ho fatto fino ad oggi con il mio lavoro, il canto, la recitazione, l'elenzio e tutto quello che si può fare per parlare di Italia, di Roma, di musica e soprattutto di bellezza che noi ne abbiamo da vendere. Siamo sempre le nostre conferenze con l'inno nazionale. Sì. Avevamo scelto un inno che hai cantato Ah, che tu. bello. Siamo pronti alla morte, l'Italia chiamò. Stringiamoci.